facendo un pezzettino di lingua, l'ho messa. Io l'ho messa. Mi sembrava anche carino. Allora, dal 10 novembre al 27 novembre, il Rompiballe di Francis Weber, regia di Marco Rampoldi, con Max Pinto, Claudio Batta e la partecipazione di Claudio Moneta, Stefania Pepe, Roberta Petrozzi e Giorgio Verducci. Un killer deve uccidere un importante uomo politico attraverso la finestra di una stanza d'albergo. A complicare la situazione, nella stanza accanto, il classico rompiballe. Un maldestro fotografo con tendenze suicide, unito al viavai di personaggi esasperati, in piccioni imbranati, in un crescendo di divertimento. Il rompiballe! Jean. Qual è il numero? 055 45 51 65 715. Ecco, chiedete alla signora Pignon. La signora Pignon, quella P di Pignon. Pignon, quella P. Chiedete alla signora Pignon. Come principessa, I come incantevole, G come gentile, N come non ne posso più, se ne va, si chieda, schiede. Dica che il marito si è appena suicidato, che non è morto, ma siamo lì, sta molto bene, siamo un po'. Immagino quando può arrivare qui che mi vedrà, questo ragazzo per si butterà su di me e griderà il mio nome, François, che ti successe? Che ti successe? Che non ce l'ho solo come un filo di voce. Basta! Pronto? No, non dicevo lei. No, scusi, vorrei parlare cortesemente con la signora Pignon. Pignon. Con la P, sì, con la P, come porca puttana. Ah, si è uscita. Pronto? Sì, buongiorno, qui è un amico del marito, sì, del suicida, sì, che non è morto, però ci siamo lì. Ma cosa vuol dire? Così fa, urgentemente. Ma cosa dice? È lui che sta malissimo. Ma cosa le va a dire? Se non c'è, non c'è. Era il dottor Wolf, il dottor Wolf sarà morto di paura. Il dottor Wolf. È a cavallo. No, siamo a cavallo! Idiota, sua moglie è a cavallo! Come? Sua moglie è a cavallo, al maneggio, me l'ha detto lui! Perché va a cavallo? Se era a cavallo vuol dire che va a cavallo! Perché? Perché le piacerà il cavallo, se era a cavallo! Ma non piace il cavallo, mia moglie, non abbiamo fatto 8 anni di matrimonio, non è mai salito su un cavallo, neanche su un cavallo a dondola, è stato lui! Quel pervertito è stato lui che l'ha messa su. Qual è il problema? Che lui con mania come l'ammazzerà, me l'ha messa sul cavallo! Non c'è niente di perverso andare a cavallo, chiaro? Oh, come l'ha messa sul cavallo? Sentami, stia a sentire! No, perché lei non sa quanto delicata cagione voi di salute, lei, io mi ricordo, la portavo nelle migliori farmacie di Parigi, diceva, amore, compra quello che vuoi. Ma dai, le spese, compra anche le supporte più care, amore, le cose importanti, amore, la salute è la prima cosa. La salute è la cosa più importante! Basta, 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 basta! Lei mi ha stufato con le sue storie! Se vuole parlare di una storia di un cornuto, vada al maneggio e parli con sua moglie, con i fantini, con i cavalli, con chi vuole! Basta che non stia qui a rompere il coglione a tutti quanti! Maneggio. E perché è il maneggio? Ma che pericoloso il cavallo, eh! E metti che mi cade dal cavallo, il cavallo è alto, eh! E vai in fretta a lui, gli piace il cavallo, c'è! Cioè, cavallo! È pericoloso, eh! Allora perché non il jumping?
chiedere un altro piccolo favore. Potrebbe andare lei al maneggio. Ma del resto più vicino ci metterebbe solo pochi minuti. Jean? È ancora lì? Non è più lì? Jean? Dove è andato? Come cazzo, o come orchide, ci come gonorrea! E come?